Sì, finché si è giocato solo a calcio non c'è stata gara. Poi purtroppo abbiamo forse smesso noi un po' di giocare negli ultimi 10 minuti del primo tempo, anche se siamo rientrati bene nel secondo, quasi subito la partita si è messa su altri canali, su quelli della rissa, che non sono quelli su cui noi siamo forti. Però nonostante questo, alla fine ce la siamo cavata, forse il vantaggio che avevamo accumulato nel primo tempo, che poteva essere anche superiore, dato che almeno con Porcino e De Francesco erano occasioni chiarissime per fare il terzo gol, ci è andata bene. Secondo me, per quello che vedo tutti i giorni, è un buon portiere, poi ci può stare che, come anche altri elementi, spesso hanno commesso ingenuità, magari il portiere in alcune occasioni non sia pronto come in altre. Penso che in altri periodi invece ci abbia anche regalato punti, quindi ci può stare di avere un periodo di forma meno felice. Sì, sono contento che sia così, perché quando le azioni, i pericoli, i gol vengono dagli attaccanti, vuol dire che la squadra gioca. Quando magari vengono con un tiro da 30 metri è solo frutto di una giocata estemporanea. Quindi sono felice che chi è davanti dialoghi bene. Anche Carpentieri credo che oggi, almeno in fase offensiva, abbia fatto quello che doveva. Ovviamente non ha il ritmo per 90 minuti, perché non è stato impiegato molto spesso. Va bene così. Volevo dire che oggi saremmo salvi, e quindi finora tante polemiche ad oggi potevano essere evitate. Poi Ok. la settimana prossima potranno ripartire Potrebbe essere giusto. magari. Speriamo di no. Non era semplice giocare una partita di notevole importanza contro una squadra blasonata come la Regina. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, stanno cercando di fare quello che gli chiedo. Sono convinto che con questo spirito qua daremo battaglia a tante squadre. Guido, sono un paio di mesi che sta combattendo con dei fastidi muscolari, no muscolari, tendinei. E fino adesso è andato avanti sempre con infiltrazioni, con cure particolari, con lavori differenziati. Alla ripresa ha avuto questo riacutizzarsi di un problema a ginocchio che l'ha portato anche a avere un inizio di pubalgia. Lo abbiamo curato, lo stiamo curando e dobbiamo gestirlo. Oggi è partito dalla panchina perché ho pensato che magari all'inizio i ritmi erano abbastanza elevati e magari a partita in corso poteva farci la differenza. Ma sicuramente la Regina ha giocatori importanti là davanti. C'è Coralli che io l'ho allenato, ho avuto la fortuna di allenarlo ad Empoli, De Francesco che ha allenato a Ischia, sono giocatori che comunque importanti per questa categoria. Noi siamo una squadra che il più anziano era Thiago, il nostro difensore. E niente, ha commesso un'ingenuità il primo gol. Noi avevamo avuto due palle importanti subito come è iniziata la partita. Abbiamo commesso ingenuità e niente, ci sta. Purtroppo il risultato, possiamo parlare da oggi a domani, ma il risultato non cambierà mai. Oggi la Regina ha raccolto il massimo contro di noi, che abbiamo fatto una buona gara. Secondo me abbiamo concesso un primo tempo. Siamo andati un po' in bambola quando abbiamo fatto questi due errori. Abbiamo avuto la palla anche per riaprire la partita con Zanini. E io penso che i ragazzi oggi continuano a lavorare e a onorare questa maglia, che è quello che ci tengo tantissimo a sottolineare. No, vabbè, era il post, era perché erano voci che giravano e mi sono sentito un po' attaccato. E poi, per la mia persona più che altro. Poi, giustamente i tifosi fanno i tifosi, vedono scritto e giustamente criticano, ma io, boh,
volevo stare qua e sono qua. Ringrazio il direttore che mi ha... c'era qualcosa, però il direttore mi ha voluto qua e oggi era la partita da vincere per lui, soprattutto perché e gliela dedichiamo con tutto il cuore questa vittoria, e poi per noi perché abbiamo ricominciato da squadra vera, abbiamo fatto un primo tempo straordinario, poi ogni tanto sul 2-0 stacchiamo la spina e prendiamo gol, però bisogna continuare così perché vuol dire che ci siamo. No, vabbè, è sempre bello vedere la classifica, speravo di essere un po' più in su, però ripartiamo da questa vittoria in casa, poi bisogna maturare soprattutto quando andiamo fuori casa, che il girone d'andata non abbiamo fatto bene, però anche un punto alla volta, portare a casa punti fa sempre morale, non cercare di vincere per forza, ma il girone di ritorno è fondamentale per la salvezza. Vabbè, quando sono arrivato è una persona straordinaria, la famiglia soprattutto, che mi hanno ospitato subito a casa, e poi l'amicizia viene prima e poi in campo... Aiuta, secondo me aiuta, perché io so quello che fa lui e lui sa quello che faccio io. Vabbè, intanto mi tocco. No, vabbè, l'importante sì, voglio arrivare in doppia cifra, però l'obiettivo principale è la salvezza. Se poi faccio assist anche ai miei compagni e vinciamo le partite, sono strafelice di più. Sì, che vediamo il bicchiere mezzo pieno e continuiamo su questa strada.